La Premier Meloni in diretta sui social, manovra in tempi record, siamo soddisfatti, soglia a 60 euro per i POS è indicativa. Alluvioni e trombe d'aria al sud, danni in Calabria, Puglia e in Sicilia, sisma, eruzioni e un piccolo tsunami a Stromboli. Ucraina e Russia giustiziano civili nel Donbass, evacuazioni da Kherson, ma gli ucraini sono sulla riva a sinistra del Dnipro. Mondiali in Qatar, la Francia batte la Polonia e va ai quarti, tra poco in campo Inghilterra-Senegal. Amadeus annuncia al TG1 i 22 artisti che saranno in gara a Sanremo, sui social l'esultanza dei big che canteranno all'Ariston. Il 16 dicembre da Sanremo Giovani altri 6 promesse entreranno nella categoria dei big. Meloni sui social, tetto al contante sfavorisce la nostra economia, sul POS soglia di 60 euro indicativa, si esce dalla povertà con il lavoro e il reddito, tiene fermi. Maltempo al sud, paura nel messinese, si contano i danni, allagamenti, frane e voragini, disagi anche in Calabria, a Ischia proseguono le ricerche dell'ultima dispersa. Esplosioni, lava e una densa nube di fumo, riprende intensità l'attività dello Stromboli con un distacco sulla sciara del fuoco che provoca una piccola onda anomala. Kiev denuncia l'utilizzo di granate chimiche da parte dei russi. La bandiera ucraina sventola sulla riva est del fiume Dnipro. L'inviato del TG2 sulle tracce dei bambini scomparsi a Kherson. Amadeus annuncia la lista dei big a Sanremo. 22 più 6 giovani. Tra i ritorni Giorgia, Mengoni, Ultimo, Anna Oxa, Grignani, Paola e Chiara, Imodà e i cugini di campagna. Da domani mattina alle 7.15 appuntamento con Viva Rai 2, da lunedì a venerdì lo show in diretta di Fiorello che torna in TV con un suo programma, Amadeus e Annalisa, i primi ospiti. Meloni difende la manovra ma frena sul POS, soglia di 60 euro indicativa, valuteremo con l'Europa, pagamenti digitali obiettivo del PNRR, bene il tetto al contante, basta, reddito di cittadinanza. Eli Schlein si candida alla segreteria del PD, scriviamo assieme una storia nuova, serve partito plurale e libero dalle correnti. Renzi propone per la Lombardia ticket Moratti-Maiorino. Il maltempo flagella il sud, nubifragi e allagamenti in Calabria e Sicilia, nel messinese strade invase da fiumi di fango, si risveglia lo Stromboli, prima un'esplosione, poi il maremoto. Ucraina, l'accusa di Kiev, civili giustiziati dai russi nella regione di Lugansk, Donbass ancora sotto attacco, bombe nella zona di Zaporizhia, emergenza blackout nella capitale. I mondiali in Qatar, Mbappé come Messi, trascina la Francia ai quarti di finale con 2 gol e un assist. La Polonia torna a casa, stasera la sfida tra Inghilterra e Senegal. Sanremo 2023, Amadeus annuncia i 22 big in gara. Ci sono Giorgia, Ultimo, Mengoni ed Elodie. Prima volta per i cugini di campagna, torna Anna Oxa, la reunion di Paola e Chiara. Riforma della polizia locale all'asse tra Roma, Milano e Napoli, pugno di ferro del Viminale per combattere le occupazioni abusive, periferie, degrado intorno alle stazioni di treni e metropolitane e bande che si impossessano illegalmente degli edifici. Queste le criticità delle grandi città, secondo il responsabile dell'interno Piantedosi, che lancia un piano sicurezza. Sgomberi controllati dunque con più poteri agli agenti. L'altra priorità è coinvolgere i sindaci, liberandoli dalla paura della firma. Dalla palude dei crediti alla burocrazia, super bonus ad ostacoli, è un'odissea la trafila per accedere all'incentivo del 110% sulle ristrutturazioni che dal prossimo anno dovrebbe scendere al 90%. Su 9 milioni di potenziali richiedenti, 6 non hanno ancora capito come fare. Lo scoglio maggiore è ottenere i soldi dalle banche. Risultato? Cantieri fermi. Per cambiare registro, le proposte di Forza Italia, a partire dalla proroga dei termini al 31 dicembre, per non danneggiare famiglie e imprese.
L'Italia delle grandi opere si rimette in moto e la Liguria è al traguardo. Il Terzo Valico non è solo un'infrastruttura, un altro miracolo dell'ingegneria, dice Salvini, sull'alta velocità ferroviaria Genova-Milano. Sì anche alla Gronda per facilitare la viabilità del capoluogo, attesa da 40 anni tra ritardi e proteste. Vogliamo abbattere muri, costruire ponti e sconfiggere i professionisti del no, conclude il ministro. Il nostro paese non si può permettere di esserne ostaggio. Dall'agenda di Mario Draghi si è passati agli appunti di Giorgia. L'annuncio del premier Meloni inaugura una rubrica social settimanale per raccontare il lavoro che si fa e magari dare una risposta sui temi più caldi e interessanti. Poi posta la foto della prima pagina e spiega: giro sempre con un quaderno, scrivo tutto e subito ricevo una valanga di like, mi piace. Prove di rinascita a sinistra, dall'Assemblea d'Italia Viva Matteo Renzi lancia la federazione con Azione e Carlo Calenda, ma io precisa non lascio il campo. Vuole attacco ai Dem, avete fatto la guerra a chi vi faceva vincere, dichiara. Hai lasciato macerie, replica Haley Schlein, che si candida ufficialmente alla successione di Letta con l'obiettivo di ricostruire il PD. Oggi, afferma TG4, parte una storia nuova. Non solo la tassa di soggiorno, Venezia avrà un decalogo per i turisti, in arrivo nuove regole per i visitatori e per il mercato immobiliare spesso fuori legge. Tra queste prenotazione obbligatoria, contributo d'accesso per chi non si ferma a dormire e norme precise per gli affitti. I residenti che cedono un'abitazione dovranno sottoscrivere un vademecum, obiettivo spiegare agli ospiti come comportarsi. Buonasera e buona domenica. Vediamo insieme i principali fatti di oggi nella nostra prima pagina. Meloni inaugura la rubrica social e gli appunti di Giorgia e difende le scelte del suo governo. Alzare il tetto del contante non favorisce l'evasione. Sul POS confronto con l'Europa i 60 euro indicativi. Una manovra contro i poveri invece per la neocandidata alla segreteria del PD Haley Schlein, che attacca anche Renzi. La replica del leader di Italia Viva: avete fatto la guerra a chi vi portava a vincere. Piovono missili su Kherson, Kiev pronta a riconquistare la città. Mosca ha perso più della metà del territorio che aveva conquistato. Putin, furioso per il nuovo embargo al petrolio russo, non sembra voler trattare. Il buio e freddissimo inverno dei cittadini ucraini, 500 le città senza elettricità. Nubifragi, allagamenti e trombe d'aria, al centro-sud flagellato dal maltempo. In Sicilia terremoto al largo dell'Eolia e maremoto a Stromboli. L'attesa e la preoccupazione degli sfollati di Ischia. Il prezioso e incessante lavoro dei vigili del fuoco con paghe non commisurate al rischio che corrono. Piante dosi, impegno per potenziare le risorse. Pronto soccorso presi d'assalto per la nuova ondata di influenza stagionale. Il ceppo prevalente arriva dall'Australia. Da 12 anni non si registravano tanti casi, 770.000 nell'ultima settimana. I più colpiti i bambini, raddoppiati gli accessi agli ospedali pediatrici, Bassetti, alto rischio contagio a Natale, vaccino per tutti. I rincari modificano le scelte delle famiglie italiane, tavole di Natale meno ricercate a causa degli aumenti di carne, pesce, uova e zucchero. Il latte verso i 3 euro al litro, prevista una spesa di 157 euro a testa per i regali. Sondaggio inglese, Roma migliore città europea per le vacanze natalizie. Il fronte del maltempo si allarga a tutto il centro-sud dopo Ischia e il nuovo disastro nel Messinese. Allagamenti e frane si estendono a Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. A Roma centinaia di interventi dei vigili del fuoco, mareggiate anche in Emilia-Romagna. La tragedia di Casamicciola e lo sfruttamento indiscriminato del territorio. Il WWF lancia l'allarme. Nel nostro paese il cemento si mangia 2 metri quadrati di suolo al secondo. Un pericolo perché le superfici impermeabilizzate da asfalto e mattoni aggravano il dissesto idrogeologico. Vogliamo un nuovo PD che stia dalla parte più debole della società. Haley Schlein lancia ufficialmente la propria candidatura alla segreteria. Disuguaglianze, precarietà e clima. Parte da noi una storia nuova per costruire l'alternativa che merita questo paese. Da domani entra in vigore l'embargo al petrolio russo, ma a Priolo si tira un sospiro di sollievo. Il commissariamento della raffineria siciliana deciso ieri dal governo scongiura lo spegnimento degli impianti e la chiusura dei cancelli per 10.000 lavoratori dell'indotto.
Iran, sotto la pressione delle proteste di piazza, cade uno dei simboli della repressione degli ayatollah. Teheran abolisce la polizia morale responsabile della morte di Mahsa Amini. Diffidenza tra gli attivisti che non abbassano la guardia. Dal regime solo promesse vuote per sedare le rivolte. Montagne e sci, la voglia di divertimento e vacanze vince anche sul caro prezzi. Fine settimana sulla neve per tantissimi italiani che dopo lo stop per il Covid tornano sulle piste. Fioccano le prenotazioni, una rinascita per il turismo invernale. A 50 anni ma continua ad appassionare anche i giovanissimi, una sfida di intelligenza e abilità, quella del cubo di Rubik, il rompicapo più diffuso. A inventarlo fu Erno Rubik, un professore ungherese di architettura. Giorgia Meloni allontana le responsabilità del suo governo su eventuali ritardi nel mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Premier sui social torna a parlare anche di alcune delle misure della manovra. Sull'obbligo del POS possibile una riduzione a meno di 60 euro. E poi ancora, legittimo per la nostra economia alzare il tetto del contante. Più lo abbassi, dice Meloni, più favorisci l'evasione. Elly Schlein ha ufficializzato la sua candidatura alla segreteria del PD. È l'inizio di una storia nuova per costruire un'alternativa al governo Meloni, ha detto la deputata Dem, secondo la quale il congresso del partito non deve essere una resa dei conti. Si completa intanto l'intesa fra Calenda e Renzi dopo il voto unanime dell'Assemblea nazionale di Italia Viva alla federazione con Azione. L'Europa contro gli Stati Uniti per gli investimenti promessi dal presidente Biden per la transizione ecologica statunitense. Quei sussidi sono concorrenza sleale, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che accusa Washington di protezionismo e promette contromisure da parte di Bruxelles. Il nodo restano gli aiuti di Stato, una materia sempre controversa proprio all'interno dell'Unione europea. In Ucraina infuriano i combattimenti nel Donbass. Kiev ora accusa l'esercito russo di utilizzare granate che contengono sostanze chimiche proibite dalle convenzioni internazionali. Nuovo blackout intanto nella capitale ucraina. In Iran invece è giallo sulla notizia dell'abolizione della famigerata polizia morale. L'annuncio dato dal procuratore generale non ha ancora trovato conferme da parte del governo. C'è una violenta ondata di maltempo sulle regioni del sud. Nubifragi e trombe d'aria hanno causato allagamenti, frane, smottamenti in Puglia, Calabria, Sicilia. È operativa per affrontare l'emergenza l'unità di crisi della protezione civile. A Ischia prorogato per gli evacuati la situazione fuori dalle loro case. Saranno ancora una notte nei luoghi dove sono ospitate. Allarme a Stromboli, lo vedete, per una frana di lava che ha causato un piccolo tsunami, che non ha però provocato danni.